stiamo facendo un'alimentazione del tutto sbagliata. L'intestino lo stiamo completamente devastando. Zuccheri raffinati, non conosciamo più dei carboidrati integrali e quando mangiamo la pasta è sempre pasta bianca, non è una pasta integrale e soprattutto quella che consumiamo è un tipo di frumento che non è mai esistito sulla faccia della terra. È nato dopo gli anni 50. E da lì la problematica del secondo big killer, che è il glutine e il frumento comune. È un alimento, quindi soprattutto una componente di questo Allora, alimento. io suddivido il glutine e il frumento comune, perché il glutine è una proteina presente in gran parte delle graminacee, comprese il mais, anche se i celiaci non hanno una reazione immunitaria contro il mais, contro le proteine del mais, ma le proteine del mais è sempre glutine. Quindi se non hanno ripercussioni a livello intestinale lo possono avere in altre parti del corpo. Queste ancora devono essere studiate, ma mettiamoci davanti questa situazione, va bene? Perché io separo glutine e frumento comune? Perché il glutine è comparso sulla faccia della terra circa, o meglio, l'uomo ha cominciato a nutrirsi di glutine quando si è sviluppato l'agricoltura. È una proteina che noi non sappiamo ancora oggi digerire, non abbiamo un sistema enzimatico adeguato alla digestione di queste proteine. Però Non ci siamo sono galline. dei cereali antichi che lo contengono in basse quantità. Sì. Ci sono dei cereali antichi che lo contengono in bassa quantità, molte la quantità e la qualità del glutine che cambia. Perché? Perché quando l'uomo si è cominciato a nutrire di glutine 10.000 anni fa, ha cominciato a vedere le prime conseguenze. Comparvero le prime celiachie, comparvero le prime malattie autoimmuni, perché c'era una proteina nuova che stava creando una serie di disastri. Man mano si è venuta a creare quella che è la selezione naturale, quindi nascevano delle persone sempre più tolleranti verso questa proteina. Negli anni 50 invece abbiamo modificato il frumento tramite le selezioni genetiche ed ecco che si è creato un frumento addirittura con dei geni superiori a quelli nostri, con una forma di glutine differente, una forma molecolare differente. Qual è questa forma molecolare? Che succede all'interno del nostro intestino? Come detto in precedenza, non abbiamo gli enzimi per digerire il glutine, però i grani antichi contengono un glutine. Intanto è in minor quantità e poi quando noi la digeriamo si vengono a formare delle catene di aminoacidi, che sono le componenti delle proteine, molto lunghe. Okay? Quindi per bypassare nel sangue hanno bisogno di una permeabilità intestinale molto elevata, va bene? È una predisposizione genetica quali la celiachia. Oggi invece questo glutine del frumento comune, così lo chiamo, viene spezzettato in proteine da tre aminoacidi che riescono a passare nel sangue anche se non c'è una grossa permeabilità intestinale. Quindi alle volte prima nasce la patologia autoimmune extraintestinale e poi si viene a formare la celiachia per questo motivo. E quindi è tutto un susseguirsi di concause alla È fine. una cascata di eventi che porta l'organismo a indebolirsi e ad ammalarsi. Perché inizialmente quando penetra il glutine nel sangue, l'organismo cerca di eliminarlo e alle volte diventa pure tollerante. Però a un certo punto della vita il glutine non viene più tollerato ed ecco il sistema immunitario viene indebolito, non riesce più a controllare il carico tossinico di questo alimento e anche di tutti gli altri che ci mettiamo dietro ed ecco che il glutine può diventare pericoloso, soprattutto perché è contenuto nel frumento comune che contiene anche delle proteine di nome lectine, tra cui la lectina VGA, che va a creare un danno alla parete intestinale, veramente un danno quasi immediato. Ogni volta che lo introduciamo, questa lectina si appiccica, tra virgolette, all'intestino e va ad alterare la forma delle cellule. Alla fine è sempre l'intestino dove tutto fluisce, da dove tutto poi parte, possiamo dire anche. Assolutamente, l'intestino è l'organo più importante del nostro corpo e tutte le patologie autoimmuni, e adesso si pensa anche quelle tumorali, arrivano proprio dalla funzionalità intestinale che è andata a danneggiarsi. Addirittura apriamo una parentesi, sembra che sia responsabile anche del nostro desiderio di abbuffarci. Assolutamente sì, ricerche recenti hanno fatto evincere che sono proprio i batteri intestinali che ci chiedono gli zuccheri molte volte, perché noi consumando sempre gli zuccheri favoriamo la crescita di determinati tipi di flora batterica, tra cui flore batteriche fermentative. Quando noi priviamo il nostro corpo di zuccheri, oltre ad avere la crisi d'astinenza a livello mentale, a livello muscolare, perché i muscoli non sono abituati a bruciare i grassi, quindi bisogna avere una fase di passaggio che può durare dei 5-7 giorni, ad esempio nella fase 1,
ma in maggiore crisi di astinenza ce l'hanno i batteri, che una volta che muoiono liberano delle sostanze che arrivano al cervello e ci richiamano zuccheri per il loro sostentamento.